rap test della nuova Nissan Crossover. E non sono molto abituato al cambio automatico. Sempre sulla D. D. D, via, ok. Pianto però spinge. Punto di vista della tecnologia, continuiamo ad applicare sul Qashqai come sulle altre vetture il nostro Around View Monitor, quindi le quattro telecamere che consentono una visione a 360 gradi dell'intorno della vettura e quindi danno maggiore visibilità e sicurezza al guidatore, soprattutto nelle manovre in città. Anche su Qashqai vedremo l'avvento del sistema ProPilot, che non è altro che il primo passo per quella che sarà la guida autonoma del futuro. Dieci anni fa abbiamo lanciato il Qashqai, che era un'opera visionaria perché metteva insieme le caratteristiche di un SUV a quelle di una berlina. Il nuovo Qashqai, che molti di voi hanno avuto la possibilità di provare oggi, mette tutta una serie di tecnologie che vanno nell'ordine di assistenza alla guida. Quante volte ci siamo trovati nel traffico distratti da qualsiasi elemento e la vettura è in grado di frenare per noi e darci anche un alert quando ci troviamo in prossimità della vettura antecedente. We'll be right back.